procediamo nel nostro viaggio per la Romagna e da Rimini passiamo a Ravenna, dove troviamo Stefano Fariselli, che è un architetto, un appassionato di storia, ma soprattutto ha una particolarità. Nel 2019 è stato uno dei cavalieri che ha disputato la giostra di Cesena, e questa è una cosa che ci rende particolarmente felici. Buonasera a tutti. Quando mi è stata offerta la possibilità di fare questo intervento, mi sono subito preoccupato. Mi sono preoccupato perché, interessandomi di giostra, occupandomi di queste attività, non ero mai riuscito a trovare delle fonti sufficientemente convincenti per attestare una continuità negli eventi equestri nella città di Ravenna, non parlo della provincia, che potessero porre le basi per una tradizione. Però a questo punto ho deciso di configurare il mio intervento in un modo divalente. Da un certo punto di vista, nella prima parte vorrei contestualizzare quella che è la nuova tradizione, si spera, inaugurata da qualche anno a questa parte con la giostra che si tiene alla Rocca Brancaleone di Ravenna, e dall'altro raccontare da un punto di vista terribilmente terra-terra quello che è fare una giostra. Penso che l'esperienza in questo possa risultare interessante anche dal punto di vista tecnico. Allora, a parte qualche cenno a tensioni fra uomini d'arme nella pineta di Ravenna, cioè, citate dai muratori, di cui con tutta onestà ammetto di non aver potuto consultare la fonte originaria, per cui prendo con le molle, non esistono delle fonti così approfondite per poter raccontare la storia di una giostra tenutasi a Ravenna nel Medioevo. Però Ravenna è stata il palcoscenico di alcuni eventi molto importanti nella storia. Sto circoscrivendo chiaramente il Medioevo, perché l'Evo Antico ne avrebbe un bel po' di più forse da portare. Uno su tutti: il giorno di Pasqua del 1512 a Ravenna, o meglio fuori dalle mura cittadine, si confrontarono le forze della Lega Santa, i pontifici e gli aragonesi, i veneziani, che diedero battaglia alle armate di francesi comandate da Gaston de Foix. Ora, di questo sanguinosissimo fatto d'arme Guicciardini ci dà ampio resoconto, e forse la cosa che colpisce di più l'attenzione e anche l'immaginazione della gente è l'epilogo, quando a battaglia conclusa, l'esito deciso, ormai schiacciante vittoria dei francesi coadiuvati dagli estensi, Gaston de Foix, impetuoso, giovane, arrogante e anche probabilmente sprezzante comandante francese, si lanciò in un'ultima carica a un quadrato di picchieri spagnoli che stava ripiegando in buon ordine. In buon ordine significa che non stava in rotta abbandonando il campo di battaglia, ma stava marciando con le proprie insegne in testa per abbandonare il campo di battaglia. Per cui, forse bramoso di gloria, forse desideroso di ritagliarsi un pezzettino, una paginetta nei libri di storia, caricò in maniera scoordinata, per cui si pose al fronte della carica, e gli spagnoli si avvidero di quanto stava per accadere, riuscirono a dispiegarsi e ad avere la meglio. Gaston de Foix trovò la morte in quel frangente, e a questo punto io volevo pormi una cosa sarebbe successo se. Prima del cosa sarebbe successo se, c'è un piccolo antefatto da narrare. Sempre Guicciardini ci narra che il giorno antecedente la battaglia, Gaston de Foix, molto sicuro delle proprie capacità, andò presso il campo dei pontifici con 30 cavalieri a lanciare un guanto di sfida. Questo è storia, questo non è finzione. Il comandante delle cavallerie pontificie, il Colonna, era sicuramente valente cavaliere, ma persona più pragmatica. Non prese realmente in considerazione l'offerta, la sfida, considerando più un gesto di sprezzo che non effettivamente un'offerta. E qui vorrei far divaricare la forbice della storia reale da quella supposta. La mattina del giorno di Pasqua, appunto il Colonna,
e si avvide della, della situazione, che sicuramente non, non portava assolutamente nulla di, di positivo, e notando che gli estensi avevano disposto l'artiglieria in maniera tale che avrebbero potuto fare scempio delle proprie truppe, cosa che nella realtà avvenne, decise, ingoiando il proprio orgoglio, di accettare il guanto della sfida. Così, quel giorno si tenne questa disfida. Questa disfida, che non chiamo giostra, non chiamo torneo, è supportata nella sua ipotetica plausibilità dal fatto che pochi anni prima a Barletta, la disfida famosissima della città, vide fra i protagonisti quattro cavalieri effettivamente presenti sul campo di battaglia di Ravenna: la Palisse per i francesi, poi c'era il Fiera Mosca, era il come dire, il più insigne cavaliere del lato pontificio, l'Ordelafro e Forlì, e questo unitamente al fatto che Gaston de Foix avrebbe potuto redimere l'onta della disfida di Barletta, ripulire Luigi XII da quella macchia che restava sul proprio onore, avrebbe potuto rendere plausibile questa giostra. E questa giostra e questa storia inventata è il contesto nel cui si innesta questa auspicabilmente nuova tradizione che si è iniziata nella città di Ravenna, e diventa quasi più un omaggio al trionfo della ragione sulla violenza pura, piuttosto che un celebrare una battaglia, un fatto di sangue. Perché alla fine penso questo sia un messaggio forse non storico, ma più positivo che non una rievocazione nel vero senso della parola di un fatto di sangue. Poi, abbandonando questo argomento, che cos'è fare la giostra? Io ho 2 minuti e 48 per dirvelo. Allora, fare la giostra è un impegno fisico e tecnico dal punto di vista equestre notevolissimo. Notevolissimo perché il cavaliere, vestendo l'armatura non la si indossa come un capo d'abbigliamento qualsiasi. Esiste una serie di strati sottostanti l'armatura che hanno funzioni tecniche per ancorare le varie piastre tramite lacci o comunque nodi alla struttura imbottita sottostante, e tutte le piastre che si vanno a comporre vanno ad aggravare il cavaliere di un peso indicativamente attorno ai 25-30 kg. Esistono esagerazioni dal punto di vista del racconto, del gesto, 40-50 kg? No. Ragionevolmente 25-30 kg è già tanta roba. Questi 25-30 kg, che sono piastre di metallo che proteggono dall'impatto penetrante della lancia, indumenti ad assorbimento d'urto non molto dissimili da quello che è un casco da moto è al giorno d'oggi. Oggi c'è il fibra di carbonio, il polistirolo e della schiuma shock absorbing. Nell'antichità c'era l'acciaio, c'era un multistrato di lino fondamentalmente per assorbire l'urto, e un abbigliamento di lana portato sotto per assorbire il sudore e per come dire, dare comfort alle parti che potevano premere sulle parti in lino, che a sua volta avrebbero premuto sul corpo. Ora, il gesto del cavaliere nella giostra è un gesto di privazione sensoriale fondamentalmente. Il cavallo è un animale estremamente sensibile alla pressione delle gambe, estremamente sensibile al movimento della mano. Vestire un'armatura e salire a cavallo significa privarsi della capacità di sentire con le gambe la reazione del cavallo e non essere certi che la pressione che gli si dà sia quella che si era intesa. Ho parlato delle gambe, non ho parlato delle mani, perché le mani sono occupate. Uno regge le redini con la mano sinistra, ma nel braccio sinistro, oltre ad avere il peso dell'armatura, c'è anche lo scudo.
unitamente al movimento del cavallo, fa scendere la sensibilità della mano che regge le redini a un punto tale da quasi essere controproducente. Per cui le redini che vengono tenute con la mano che sopporta l'impatto, perché la stessa mano che ha le redini è la mano che regge l'urto della lancia, eventualmente lasciando le redini nel momento dell'impatto per non tirare in bocca al cavallo, questa mano perde sensibilità, per cui è quasi un supporto all'azione del peso del cavaliere che non un diretto comando al cavallo. La mano destra è occupata dalla lancia. La lancia viene appoggiata su una resta che è praticamente una leva posta sotto l'ascella destra, in cui si va a bilanciare i 4,5 kg circa di una lancia da giostra, in maniera tale che la punta non pesi eccessivamente, perché l'andamento in galoppo del cavallo fa sì che, anche abbassando la lancia all'ultimo minuto, il braccio si affatichi tantissimo. Per cui la resta, che vedrete nessuno utilizzerà per motivi di sicurezza nella giostra che verrà tenuta domenica qui, è un compendio assolutamente indispensabile per un cavaliere medievale autentico. Al giorno d'oggi si tende a non utilizzarla per l'insita pericolosità della cosa. La lancia è composta da un'impugnatura, un contrappeso posteriore, un piattello a protezione della mano, schifa lancia viene chiamato di solito, e una parte terminale che va a rompersi nell'impatto. La resta va ad agire e frenare l'arretramento possibile del piattello dello schifalancia. Quando la lancia arriva all'impatto, anziché arretrare come verrebbe naturale, come sarebbe naturalmente reazione fisica, va ad arrestarsi sull'armatura. Questo impedisce che la lancia sfugga di mano o che si disperdano i newton della forza che altrimenti vengono concentrati in quei 2 cm² di punta, e l'impatto che si trasmette con la resta è... Ok, mi viene concesso certo, i supplementari di 2 minuti? Ok. Certo. Allora, senza resta, due cavalli quando sono all'impatto sono attorno ai 20 km all'ora, ciascuno. Fanno 40. Un cavallo alla giostra non pesa meno di 550 kg, può pesare anche 650, 700, dipende da che cavallo è. L'armatura è attorno ai 30 kg, ragionevolmente la persona che la indossa non pesa meno di 70 kg. Fanno tanti chili accelerati a una notevole velocità, per cui se non ci fosse la possibilità di assorbire con l'arretramento del braccio questo urto, l'impatto sarebbe concentrato in uno spazio estremamente piccolo, l'equivalente dello schiantarsi contro un palo in moto, né più né meno. Per cui oggi, domenica, vedrete, i cavalieri per motivi di sicurezza, perché siamo persone che il lunedì devono andare a lavorare, non siamo nobili medievali, cioè nessuno vuole uscirne con le ossa rotte da queste cose, non utilizzeranno la lancia. Scusatemi, la resta, la lancia si suppone che lo utilizzino. Bene, io potrei tirare avanti per un bel po', ma ho cercato di fare un condensato di 2 argomenti diversi tra di loro. Mi auguro che non si siano amalgamati troppo male.